Salve a tutti da HoloStore. Oggi presentiamo la fotocamera con obiettivo grandangolare e zoom 10x più sottile al mondo, appena 27,3 mm di spessore, come potete vedere. Parliamo della nuova Nikon Coolpix S8000, che propone l'ottimo obiettivo Nikkor con lente in vetro ED Extra Low Dispersion equivalente sul 35 mm ad un 30-300. Questo obiettivo permette di ottenere foto nitide sia quando si riprendono soggetti fissi che quando si girano filmati ad alta definizione. L'apertura per il grandangolo risulta sufficientemente luminosa in quanto ha un f di 3.5, 5.6 invece per quanto riguarda lo zoom e permette di coprire la quasi totalità degli scenari possibili. Inoltre in modalità macro consente di riprendere il soggetto fino alla distanza di un centimetro. Per quanto riguarda la funzione di controllo flash avanzata, il flash appare al momento in cui è necessaria la sua utilizzazione da questa bay alloggiata all'incasso. Praticamente appunto garantisce risultati naturali quando si scatta appunto in condizioni di luce scarsa, mentre il monitor LCD da 7,5 cm di diametro, eccolo qua, 3 pollici, è ad alta risoluzione, fornendo un controllo ottimale durante le attività di ripresa e riproduzione. Con il sottile corpo macchina che garantisce un'ottima portabilità, il modello Coolpix S8000 è uno strumento raffinato ed efficace per fornire all'utente un potenziale elevato per esprimere appunto la propria creatività. Come possiamo vedere, infatti, la macchina è molto compatta, con un design costruttivo per quanto riguarda tutti gli elementi, molto ergonomico. La Nikon S8000 si rivolge quindi a tutti quelli che cercano una macchina tascabile ma con prestazioni superiori. La costruzione infatti, come potete vedere, risulta molto curata e i materiali sono di ottima qualità, in alluminio. A cominciare dal grande display, appunto come dicevamo prima, da 3 pollici di diagonale, con una risoluzione di 921 pixel, con ampio angolo di visione e rivestimento antiriflesso. La Nikon S8000 possiede un sensore CCD da 14.2 megapixel, egregiamente supportato dall'ormai evoluto ed efficace processore X-Speed, che promette appunto un tempo di avvio rapido e disturbo contenuto delle foto scattate ad alti valori ISO. A tal proposito evidenziamo che la sensibilità ISO di questa macchina va da un minimo di 100 fino a un massimo standard di 3002. Per quanto riguarda il supporto del sistema antivibrazione, la Nikon S8000 si avvale del suo ormai super collaudato ed efficace sistema di riduzione VR a decentramento ottico. Grazie al processore e sistema ottico dell'obiettivo permette anche un velocissimo autofocus, che garantisce scatti sportivi di ottima qualità, esenti da disturbi evidenti anche quando appunto si scatta fino a 45 scatti continui a 3 raffiche al secondo. La Coolpix S8000 è dotata di un cursore creativo, eccolo qui, che chiaramente si può modificare attraverso appunto questa ghiera movibile, con una modalità di regolazione dell'immagine che non richiede appunto l'uso del PC. Luminosità, saturazione e colori possono infatti essere regolate facilmente con il multiselettore a rotazione, come potete vedere appunto attraverso il menu, poi si sceglie le operazioni da fare. La Coolpix S8000 può registrare video HD a 720p a 30 frame al secondo, molto fluidi e anche di ottima qualità, con audio stereo. Eccolo qui appunto il microfono, come potete vedere, questi due puntini. Dispone inoltre di un pulsante dedicato ai filmati che rende semplice e immediato il passaggio delle foto al video. Eccolo qui, questo pulsantino rosso. La S8000 offre anche notevoli funzioni avanzate, quale ad esempio il controllo delle flash che garantisce risultati più naturali quando si scatta in condizioni di luce scarsa e in automatico appunto viene regolato la potenza. Sono 4 le funzioni per l'eliminazione dell'effetto mosso: elevata sensibilità alla luce, riduzione delle vibrazioni con decentramento ottico, funzione avanzata dell'elemento del movimento che compensa appunto l'eventuale movimento della fotocamera o del soggetto, e la funzione scelta dello scatto migliore BSS, grazie alla quale la fotocamera riprende fino a un massimo di 10 foto consecutive e salva quella più nitida. Le funzioni automatiche si avvalgono di numerosi controlli, fra i quali citiamo il timer sorriso che consente di scattare quando il soggetto prescelto sorride, la verifica occhi aperti che avvisa quando il soggetto ha gli occhi chiusi, l'effetto pelle soft che consente di regolare le tonalità della pelle sul volto dei soggetti per ottenere quindi una pelle dall'aspetto più uniforme, la funzione F priorità sul volto avanzata con correzione automatica occhi rossi, quindi praticamente l'operatore non deve fare altro che puntare,
In questo modo appunto permette di rilevare e mettere a fuoco precisamente fino a 12 volti nel fotogramma e corregge appunto il colore degli occhi al momento dello scatto, se appunto viene alterato dal flash. Quando non è a disposizione la presa di corrente, la S8000 può essere ricaricata dal PC o dal portatile con un adattatore di alimentazione USB. Infatti, come potete vedere, qui è l'alimentatore che può essere integrato e inserito nella presa, oppure addirittura attraverso appunto il cavetto USB fornito può ricaricare la macchina anche direttamente dal PC. La Nikon S8000 ha questa elegante appunto finitura in alluminio rivestito in gomma per una presa sicura. Qui, come potete vedere, appunto permette appunto di poter prendere la macchina senza scivolare. Ed è appunto molto ergonomica nei comandi, perché sono diciamo molto posizionati, diciamo molto bene per quanto riguarda la digitazione. Vogliamo far vedere appunto la presa HDMI, che permette appunto l'aggancio diretto attraverso appunto questa presa al televisore in alta risoluzione per vedere sia i filmati che le foto. Qui sotto abbiamo l'ingresso della batteria, che permette fino a 210 scatti circa a carica completa, l'ingresso ovviamente AV out per quanto riguarda qui diciamo attraverso poi il cavetto di poter mettere poi direttamente al TV. Diciamo che le dimensioni effettive della macchina sono 103 mm di lunghezza, 57 di altezza e, come dicevamo, la profondità record di 27,3 mm. Il peso è di circa 183 grammi con batteria e memoria SD inclusa. In definitiva, quindi, questa Nikon S8000 è adatta a un pubblico eterogeneo. Infatti permette di avere a portata di mano, sempre in ogni condizione, uno strumento efficace ed affidabile per avere quindi il massimo sempre per le proprie esigenze di scatto. Concludiamo appunto con il corredo software, in cui appunto si possono trovare la suite di collegamento al PC per quanto riguarda il controllo completo della macchina, sia per quanto riguarda i ritocchi fotografici che per quanto riguarda appunto l'elaborazione video. Con questo è tutto, Holostore vi saluta e vi rimanda al prossimo articolo. Buoni scatti a tutti!